forte nazionale. Un dato politico importante, sarei prudente nel fare sempre degli accostamenti tra voti politici e voti regionali, perché le dinamiche sono diverse, ci sono sempre anche una componente civica che si mette in moto sulle regionali e sulle amministrative. Sicuramente però segnerebbe una battuta d'arresto forte per la maggioranza e soprattutto accelererebbe l'implosione all'interno della maggioranza, che già ha tanti motivi di dissenso interni, tanti motivi di screzio che secondo me aumenteranno anche in vista delle elezioni europee. Ma io penso che serva un metodo che sia basato sul programma, quindi comprendere i punti. Nel caso del Piemonte c'è una esperienza di governo della regione disastrosa, quella di Cirio, soprattutto per quanto riguarda la sanità e i trasporti. Ecco, se si trovano dei punti in comune, dei punti di governo, e poi però serve anche chiarire che non è possibile che il Movimento 5 Stelle accetti di stare in coalizione solo quando i candidati presidente sono i suoi. Non è così che funzionano le coalizioni. Quindi punti di programma, chiarezza, magari anche su alcune opere come la TAV, e stare in una coalizione con delle regole chiare, dei criteri chiari che non sono solo autoreferenziali. Beh, questo è quello che andrebbe fatto. Ora, ci sono dei punti notevoli di distinzione che in realtà ci sono anche nel centrodestra, ma il centrodestra li camuffa meglio, diciamo così. Però su questioni come il posizionamento internazionale, il sostegno all'Ucraina anche attraverso la fornitura di armamenti, ecco, questi per noi rimangono punti fermi, perché riguardano anche le questioni di fondo della democrazia, della tenuta della democrazia, dell'idea di Europa che sia, e restano dei punti di distinzione notevole rispetto al Movimento 5 Stelle. Magari è più facile superarli in partite amministrative o regionali, un po' meno in partite nazionali e tanto meno europee.